Papa, grazie per aver accolto l'invito della Publivideo, della Poliservice, delle scuole e delle amministrazioni comunali a prendere parte alla serata conclusiva della seconda edizione di Giocando si impara a rispettare il mondo, una manifestazione che ha avuto un percorso abbastanza lungo ed impegnativo per i ragazzi, il cui epilogo avverrà questa sera davanti ai vostri occhi, proprio per coronare questo importante appuntamento che è di crescita culturale per i ragazzi, ma soprattutto anche di impegno propositivo, perché proprio gli studenti delle varie scuole della Val Vibrata hanno realizzato delle opere meritorie attraverso il riciclo di materiale rifiutato. Mi piace pensare che non esiste, se ci ragioniamo, il rifiuto in quanto tale. Una scatoletta di tonno, se ha avuto senso perché ha potuto contenere il tonno, avrà senso perché possa continuare a conservare il tonno. Quindi pensare di utilizzare un rifiuto e farlo rivivere, farlo tornare a nuova vita, probabilmente mette in moto un approccio diverso verso la raccolta differenziata. Se poi pensiamo addirittura che la raccolta differenziata diventa elemento principale, protagonista, perché offre la materia prima ai vostri ragazzi per realizzare delle opere a carattere ludico, ricreativo e anche didattico, beh, probabilmente raggiungiamo veramente l'Olimpo dell'educazione ambientale. Che cos'è Giocando si impara a rispettare il mondo? Un evento, una manifestazione che ha toccato le varie scuole della Val Vibrata, pensata e realizzata dalla Publivideo con un partner importante, la Poliservice, che è l'azienda che tutti conoscete, che si occupa della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti. All'interno di questo discorso si sono inserite in maniera brillante le scuole, perché hanno dato disponibilità attraverso la collaborazione dei dirigenti scolastici e degli stessi insegnanti a realizzare delle opere che poi nel corso della serata porteremo alla vostra conoscenza. Spiegando sinteticamente, abbiamo cercato di realizzare tra il gioco e la lezione un modo diverso per avvicinarci al mondo ecocompatibile attraverso la raccolta differenziata. E un altro partner importante di questa iniziativa, anche se non è un'azienda che opera nel nostro territorio, è la Giulia Servizi Più, che nella zona di Giulianova e nella zona del Vomano si occupa della vendita del gas metano. Il percorso conclusivo che ci ha portato questa sera a ritrovarci tutti insieme è la conclusione di 12 spettacoli teatrali che hanno avuto inizio lo scorso 22 marzo e che si è concluso lo scorso 12 aprile, e che ha visto soprattutto protagonista, un po' la star della serata, un clown beniamino dei bambini, il cui estro, la cui creatività hanno plasmato, forgiato e dato vita al materiale rifiutato. Poi avremo modo di apprezzarne le doti artistiche, quindi dare modo a questo Sì, buonasera a tutti, vi ringrazio dell'applauso, ma penso l'applauso va soprattutto ai bambini e ai ragazzi che hanno partecipato a questo progetto. Quest'anno per la seconda volta, per il secondo anno consecutivo, abbiamo ideato un progetto educativo finalizzato a sensibilizzare sempre di più la raccolta differenziata e l'importanza di questa. Quest'anno abbiamo iniziato con i bambini anche dell'asilo, quindi per la prima volta sono state coinvolte le scuole materne e le scuole elementari. Quindi volevo ringraziare soprattutto gli insegnanti, le maestre che hanno con il loro sforzo hanno cercato di coinvolgere tutti i bambini delle scuole, e ringraziare i genitori perché li hanno accompagnati in questa serata conclusiva, e i bambini appunto perché li hanno poi realizzato dei lavori. Io porto anche i saluti del presidente attuale della Poliservice, il dottor Antelli, che purtroppo si scusa ma non ha potuto partecipare in quanto ha avuto un problema familiare abbastanza importante, quindi purtroppo non poteva partecipare. Per quanto riguarda i ringraziamenti di quelli che hanno partecipato all'interno del progetto e alla realizzazione di esso, io passo, è anche un riassunto del progetto, passo la parola a Teresa Castelli, che si occupa all'interno della Poliservice non solo di questo ma comunque anche dell'informazione sulla raccolta differenziata. Grazie, buonasera. Grazie a lei, dottoressa. Si chiude un percorso, una faticaccia, però tanta soddisfazione. Lei tra l'altro ha avuto modo di seguire
live tutto il percorso che ha portato dall'idealizzazione della progettualità fino alla concretizzazione, e con questa sera chiudiamo in bellezza l'intera edizione. Infatti, buonasera a tutti, un saluto in particolar modo vanno alle insegnanti, a quelle soprattutto che hanno contribuito alla realizzazione degli elaborati finali. Sappiamo che è stato un sacrificio enorme, anche perché i tempi sono stati molto ristretti, e proprio a causa di questo molte scuole non hanno partecipato. Sì, è un percorso che è iniziato l'anno scorso in una prima fase e proseguito quest'anno, interessando i bambini più piccoli, quelli delle scuole primarie e delle scuole materne. Quindi un maggior sacrificio e un maggior impegno. Spero che questo percorso sia servito, oltre a fare divertire i bimbi, ad insegnare loro l'importanza del differenziare, perché il segreto del futuro è soprattutto in questo, il saper differenziare. Nessun materiale nasce come rifiuto, diventa rifiuto nel momento in cui non sappiamo differenziarlo, collocarlo al posto giusto. Ogni materiale del vivere normale, del nostro abituale essere, può essere trasformato in un altro materiale, quindi dar modo di avere molteplici vite. Quindi il sacrificio minimo, quello di poter sottoporre questi materiali a un minimo di pulizia, perché diceva Alex, questi giorni purtroppo sempre più spesso sento dire perché devo sciacquare per esempio il vasetto dello yogurt o un piatto, un bicchiere monouso o un vasetto del tonno? Prendo e lo butto. No, attenzione. Se noi sciacquiamo e dedichiamo un minimo della nostra attenzione, un vasetto di yogurt finisce nella plastica ed è un materiale che avrà ulteriori vite. Se noi non sciacquiamo il vasetto dello yogurt o del tonno, finisce nel secco non riciclabile e quindi non fa altro che aumentare quel quantitativo di rifiuti. Quindi il materiale diventa rifiuto nel momento in cui noi non sappiamo differenziare. Quindi un momento d'attenzione significa dedicare un momento della nostra vita al futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Buonasera a tutti, non funziona, credo, ci siamo? Sì. A nome dell'amministrazione comunale di Nereto ringrazio voi presenti per la numerosa partecipazione ed un ringraziamento a tutti i sindaci presenti dei nostri comuni vicini. Un plauso particolare alla Poliservice per aver realizzato all'interno delle nostre scuole un progetto ludico didattico intitolato Giocando si impara a rispettare il mondo, coinvolgendo così i nostri ragazzi, i quali rappresentano il futuro su di un argomento sempre più importante per la salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo. I nostri figli non dobbiamo coinvolgerli soltanto questa sera per merito di un ottimo progetto, ma siamo chiamati a coinvolgerli e sensibilizzarli giornalmente nel selezionare i rifiuti che produciamo e far capire loro come prevenire impatti negativi al nostro ambiente. Ogni giorno la Poliservice gestisce servizi di igiene urbana su 12 comuni della Val Vibrata, svolgendo il proprio lavoro con il massimo impegno, erogando servizi con il massimo della qualità ed efficienza, e noi non possiamo far altro che ringraziarli. Pertanto ora non ci resta che passare alla premiazione ai capolavori di questi piccoli allievi, grazie alle loro maestre che si impegnano come sempre con il massimo, e augurarvi una buona serata. Grazie. Grazie, grazie. Bene, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Alex, ringrazio la Poliservice di questo invito e di questa iniziativa, perché noi siamo i primi che ci abbiamo creduto a Colonnella, perché la nostra lista era Colonnella città sostenibile. Abbiamo avuto dei grossi problemi far capire alla gente che cosa dovevamo fare. Devo dire che le scuole hanno recepito molto bene il messaggio, stiamo lavorando bene sul territorio. Dobbiamo fare un plauso alla Poliservice, perché di questi tempi, no, che si leggono sui giornali, le aziende di altri comuni sono in difficoltà, sappiamo che smaltire il rifiuto è sempre difficile, le discariche hanno dei seri problemi, e noi in Val Vibrata abbiamo la fortuna comunque di non avere per il momento questo problema. Per cui grazie alla Poliservice, e io ringrazio i miei concittadini e tutte le altre scuole, perché noi dobbiamo partire da fare cultura dalle scuole, dai piccoli, perché in effetti dobbiamo fare cultura, cultura ambientale, cultura del rispetto. Sapete, io di fantasia ne ho una grande dose
e riciclo sempre le mie vecchie sfasciate cose. Chi le butta via si comporta molto male. Ma io le vecchie cose le riuso in modo nuovo, originale. Rifiuti, rottame, cianfrusaglie e bottiglia diventano giocattoli che ci destano meraviglia. Buonasera. Lei è l'insegnante? Di Nereto, della terza B di Nereto, della scuola primaria. Diceva Stefania, come è stata vissuta questa esperienza educativa? Beh, è stata molto positiva. Innanzitutto ci ha permesso la Poliservice di trattare questo argomento che riguarda l'ambiente e in modo particolare il riciclaggio. Anche a scuola noi facciamo il riciclaggio della carta e della plastica, che sono le due cose principali. Poi da questo, diciamo, lavoro è venuta fuori, ci siamo finti poeti, ed è venuta fuori la bellissima filastrocca che abbiamo presentato. Loro si sono divertiti a giocare con le rime e quindi hanno imparato anche a selezionare. Perfetto, questo è sicuramente testimonia sicuramente l'attaccamento che il corpo docente ha nei confronti delle tematiche legate all'ambiente e soprattutto la capacità ricettiva dei bambini. La dimostrazione che quando la didattica diventa gioco, tutto viene visto in maniera più buona, si apprende di più. Si apprende di più e si apprende proprio giocando, è il metodo principale per imparare. Uno, due, tre. Eccoli gli artisti della terza B che raccolgono l'applauso del pubblico. Bravissimi. Bene, potete tornare al vostro posto. Allora, questo è il gioco che vi avevo spiegato nel corso della serata, totalmente realizzato totalmente con materiali ecocompatibili senza l'ausilio, l'utilizzo di materiale tossico. Questo è un cadeau che Poliservice e Publivideo vogliono donare alla vostra scuola proprio per omaggiarvi e dare il giusto riconoscimento per il premio. Che dà appunto l'opportunità di premiare le idee dei bambini che si sono divertiti in maniera molto semplice a dare nuova vita a plastica, bicchieri, cannucce, in maniera molto semplice. Questo sicuramente è un atto meritorio, dove dico sempre in queste circostanze gli alunni hanno superato il maestro, per maestro intendo l'adulto, perché hanno saputo veramente mettere a frutto con poco ma dando veramente tanto. Uno, due, tre, un saluto a casa. E l'applauso del pubblico per questi baby artisti. Bravissimi, bravi. Sono Patrizia della seconda A dell'Istituto di Alba Adriatica. Anche per voi immagino un'esperienza formativa, non solo per il corpo docente, che ha aiutato sicuramente i bambini a realizzare delle opere, ma soprattutto forse dal punto di vista educativo, dell'educazione civica che a scuola si insegnava almeno sempre raramente, finalmente forse è tornata attraverso altre forme. Sì, la nostra maestra è molto presente e ci tiene tantissimo a questa iniziativa, infatti come ha potuto vedere siamo arrivati primi. Grazie, può ricevere dalle mani della nostra Alessia anche il gioco che porterà all'interno la scuola materna di Colonnella, che ha realizzato attraverso le confezioni, se non mi sbaglio, poi ce lo facciamo spiegare dagli insegnanti, che contenevano all'origine le uova e che sono diventate materia prima per dare vita a questo mini zoo fatto di piccoli animali, amici simpatici dell'orto botanico, attraverso questo meraviglioso tocco di verde. Facciamo anche con voi l'immagine click per gli amici che ci vedono in televisione. Guardate dove c'è la lucina rossa, guardiamo la lucina rossa e al mio tre facciamo il saluto. Uno, due, tre, ciao! E anche per voi l'applauso del pubblico e dell'organizzazione. Mendina, parlo a nome delle mie colleghe e a nome di tutti i nostri operai che hanno collaborato a realizzare questo
definiamolo plastico, anche se è realizzato con materiale riciclato, come avete potuto vedere. Ci tengo a dire che siamo in pochi, perché non siamo riusciti a contattare, ovviamente per motivi organizzativi dovuti proprio al periodo, il resto dei bambini che purtroppo non hanno potuto partecipare. Devo dire che comunque è una rappresentanza nutrita che forse non ci aspettavamo neanche noi, e quindi è comunque un fatto importante di cui vi va dato atto. Il service ha voluto dedicare, in qualche maniera per noi è un po' un ex aequo, però abbiamo voluto suggellare questo momento attribuendovi il giusto merito con un'opera che è stata particolarmente gradita nella idealità, ma soprattutto nella realizzazione. E direi che quale miglior testimonial per la consegna diretta nelle vostre mani del vostro sindaco? Eccolo, il dottor Leandro Pollastrelli, ecco, sindaco, che dagli europei non portiamo a casa una coppa, fortunatamente c'è chi di questo si può fregiare. Orgogliose di questo, ci fa piacere, la metteremo all'ingresso della nostra scuola, dove tutte le mamme, anche quelle che purtroppo questa sera torno a ripetere di nuovo non sono qui, potranno vedere e potranno così anche loro, diciamo, godere di questo momento attraverso questa cosa. Volevo ringraziare la Poliservice che ha creduto in questo progetto e ci ha aiutato a portarlo per le varie scuole, per questo percorso. Quindi un pensiero al direttore e alla dottoressa Castelli. E allora facciamo una cosa, per questioni anche Anna, spostiamoci leggermente qui, così diamo modo anche al pubblico, visto che si è concentrato al centro palco, di vedere. Vorrei leggerlo se fosse possibile. Giocando si impara a rispettare il mondo, alla Poliservice, che è sensibile alle nuove generazioni, ha reso feconda l'iniziativa di educazione ambientale Nereto 13 luglio 2012, Publivideo. Complimenti, complimenti davvero, grazie, grazie. Grazie per quanto fate a sostegno dei ragazzi e delle politiche ambientali. Siamo noi a ringraziare Anna per questa partecipazione e per questo progetto che ogni anno riusciamo a portare avanti proprio grazie alla loro collaborazione. Quindi grazie a nome di Poliservice, Anna e tutti i Publivideo. Grazie.